sia il senso del valore, no? Deve essere Avete solo sentito essere la un valore musica? Siamo sociale. rientrati. Ovviamente i nostri ospiti parlano anche durante la pubblicità, perché, come dicevo prima, la tematica è molto importante. Primus Inter Pares, ci facciamo anche autopubblicità, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7. Siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo anche rigorosamente in diretta. Saluto già collegato l'uomo della notte, perché lui arriva verso quest'ora qui, che è Renato Mason, che è segretario della CGIA di Mestre. Buonasera Mason, grazie. Poi Buonasera a fra tutti. poco vengo da lei che ci darà tutti i numeri che ci mancano di quelli già che abbiamo dati, lei ce ne darà degli altri, però prima vado da Dennis in redazione perché mi è venuto a dire che arrivano davvero tantissimi ma tantissimi Bene. messaggi, e vuol dire che la tematica è importante, e quindi sentiamo cosa dicono questi messaggi, Dennis. Sì, se sei d'accordo ne mandiamo quattro anche in questo giro, così poi lasciamo anche spazio alla discussione in studio. Purtroppo adottare un bambino costa 20-30 mila euro, ma la gioia è infinita, ci scrive un telespettatore o una Di telespettatrice che questi li vorrebbero i evidentemente figli, ha vedi? avuto esperienza, insomma, da questo punto di vista. Andiamo anche a leggere il secondo messaggio. Grande crepè, noi i figli li si amano, ma questa società mette in croce i genitori tanto da stremarli e portarli a far scoppiare la coppia. Io avevo tre figli e ora sono un papà single e senza figli. Andiamo avanti Vabbè. anche con un altro messaggio che ci è arrivato. Le aziende non aiutano le donne. Da lunedì nella nostra azienda tutte al lavoro e i figli a casa da soli o con i nonni. È questo che volevano con la zona rossa. E poi andiamo anche con l'ultimo messaggio di questa serie. Ha ragione il prof Crepè, andate in Svezia, in Danimarca, pure in Norvegia. Mi dispiace, ma è un altro mondo. Lo Stato aiuta e la cultura è diversa. Ecco, praticamente i messaggi che arrivano sono supporto nei ragionamenti che abbiamo fatto questa sera in questa trasmissione. Oggi siamo andati in giro per la città, ovviamente siamo andati a chiedere alla gente comune cosa ne pensa di questa tematica. Sentite cosa dicono. Penso che la diminuzione di bambini, insomma, sia dovuta intanto alla crisi, forse, magari anche perché siamo in una pandemia. Quindi magari la gente aspetta e non pensa sia un momento adeguato, appunto per questo principalmente. La situazione economica che non è stabile, uno non ha la sicurezza economica e quindi almeno ho portato l'idea di avere bambini magari. Dall'altra parte, secondo me, è anche vedere quello che è il tessuto sociale, che c'è una disgregazione, insomma, abbastanza importante di quelli che sono magari anche, non so, un tipo di welfare dal punto di vista familiare, non lo so, penso ai nonni che magari potrebbero tenere i bambini, cose di questo tipo. E quindi, insomma, anche in questo senso. Dall'altra parte, secondo me, anche tenere in considerazione il fatto che i giovani tendono anche a cercare di realizzarsi in una maniera forse un pochino diversa da quello di un po' di tempo fa. Sicuramente problema economico, prima cosa. Secondo, le case che non hanno i giovani. E quindi spesso continuano a rimanere in casa dei genitori. C'è meno speranza nel futuro, la crisi economica fortemente, manca una visione ideale e poi sicuramente una società come la nostra, consumistica, così ha contribuito ad incentrare più su se stessi e sulla propria esigenza, sulle proprie esigenze, personalizzare, ad individualizzare i bisogni e ad aver meno voglia di mettersi in gioco per il futuro. Secondo me è perché si passa troppo tempo con i social e c'è poca occasione di incontro. Ci sono tante spese e quindi magari la gente prima si sistema e poi sicuramente farà la famiglia, però è molto lunga la strada. Ora che uno si laurea, che prende il lavoro, ci fossero più agevolazioni, magari sarebbe meglio. Sono egoisti e pensano a se stessi, non possono più fare i viaggi che fanno e tutte le cose dedicate a se stesse. Sono egoisti, ormai i figli in Italia li fanno solo gente di colore, stranieri, e tra poco gli italiani si estingueranno. Tutto ha proprio fatto la chiusura, Sì. vabbè, la proprio che ci voleva, proprio quelle che abbiamo evitato di raccontare, però che magari una parte di verità ovviamente c'è. Allora vado da Mason perché poi continueremo il ragionamento. Mason ha delle slide, ha tutti i numeri della CGA. Avevo chiesto già nelle puntate precedenti, lui sapeva che volevo organizzare questa trasmissione, visto che ho mantenuto la parola.
Bravissimo, bravissimo. Ha fatto il tour. Allora mi dia un po' di numeri che ne discutiamo poi in studio, di numeri che non abbiamo ancora dato, se lei ce li dà gentilmente, Mason. Certo, certo, certo. Allora, partiamo dai numeri del Veneto per dire alla slide numero 2, se... Ecco, se beh, così non vediamo nulla, perché è troppo piccolo. Ce la racconti perché così è leggibile per noi qui dai monitor, però se lei ce la legge e ce la semplifica... Benissimo. Allora, noi abbiamo messo a confronto i dati 2015-2020 e poi le previsioni 30-40 sull'andamento della popolazione del Veneto in modo particolare. Abbiamo anche quelli italiani, ma sarebbe una cosa troppo complessa e stanca sentire tanti numeri. Allora, il giudizio che diamo, il dato che ricaviamo è: dal 2015 la popolazione del Veneto diminuisce. Dal 2015 cala il 16, cala il 17, cala il 18, il 19 ancora regge e il 20 torna a calare. E questo è il primo dato scontato, lo si sa, ma ci sono i numeri e abbiamo modo di vederlo. E l'altro dato su cui attiro l'attenzione, e possiamo andare alla slide numero 3, è che dal 2015-2019 diviso per fasce d'età, fino ai 25 anni, dai 25 ai 44, dai 45 ai 64 e poi dai 65 agli 80 e oltre. È particolarmente richiamata all'attenzione vostra, vedete con la sottolineatura giallo, scura, arancione, la fascia 25-44, e c'è un motivo, perché è la fascia produttiva ai fini dei ragionamenti di economia e di socioeconomia veneta. Noi abbiamo 2020 su 2015 nella fascia dai 25 ai 64 anni, che è la fascia produttiva, meno 52.000 persone dai 15 al 20. Poi vediamo le previsioni 30-40. Abbiamo dai 65 a 80 e oltre più 70.000 persone, sempre 15, 20 su 15, più 70.000 persone. La fascia fino ai 25 anni abbiamo meno 41.000 bambini e ragazzi sotto i 25 anni, cosa che ho sentito nei commenti, come dire, nei commenti che hanno colto esattamente la situazione. Ma a me preme richiamare anche all'attenzione vostra la slide numero 4, perché nella slide numero 4 abbiamo il 20, abbiamo visto 15-20 cosa è successo, il 20, il 30 e il 40, 2020, 2030 e 2040. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che anche qui continua a calare la fascia di età 25-44, 45-64, cioè la fascia produttiva, e aumentare fortemente la fascia oltre i 65 anni, e si riducono anche quelli sotto i 25 anni. Quindi il trend dal 2020 al 2030 al 2040 è un trend che è risente di questa impostazione. Io non c'è la slide, ma vi do due dati, i due più significativi. Se noi prendiamo fatto 100 la popolazione nel 2015, sotto i 25 anni erano il 23%, nel 20 calano al 22, nel 30 calano al 21,5 e nel 40 calano al 20. Per dire, cioè, che c'è un calo progressivo già previsto nonostante tutti i tentativi di dire ma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare politiche per la famiglia, politiche per i giovani, politiche per i bambini, non se ne viene fuori. Secondo dato, questo molto più preoccupante, dai 25 ai 64 anni. Nel 15 erano il 55% della popolazione veneta, calano al 53% nel 2020, calano al 51% nel 2030, calano al 46% nel 2040, cioè in 30 anni, 35 anni, calano di 9 punti, come dire, la fascia d'età produttiva, passatemi questo termine per essere un po' semplice. Nel contempo calano sotto i 25, calano la fascia produttiva di 9 punti percentuali, dal 15 ai 45, attenti, dal 65 in su si passa dal 21% del 2015 al 33% del 2040. Questi sono i dati. Fermo, allora, siamo noi. Fermo lì. A grandi linee,
Prego. No, fermo lì. Dalla zona inizio a lei. Già i dati mi sembra di capire nei ragionamenti che stiamo facendo, nelle previsioni della CGIA di Mestre, il proseguo della vita fino al 2040 è davvero una cosa terrificante. E quindi ritorniamo alle parole del professor Crepè che diceva siamo davvero destinati a estinguersi. Da questi dati mi sembra, correggetemi se dico qualche parola in più, però mi sembra siano abbastanza chiari. Ma questi dati sono basati sulle previsioni dell'Istat, naturalmente, che sì, fanno certo queste previsioni. Quello che ovviamente è impredicato in questi dati, certamente ci sarà un aumento importante degli anziani. Questo è certo, perché arriveranno ad essere anziani i figli del baby boom, la nostra generazione, quelli nati negli anni 50 e 60, che hanno potuto godere anche di un drastico aumento delle aspettative di vita, diminuzione della mortalità, eccetera. Quello che non sappiamo però in realtà è quello che potrà accadere alle età più giovani, che dipenderanno da due fattori, cioè da quanto forte sarà effettivamente la natalità e da quanto forte saranno i movimenti migratori. Queste due cose l'Istat ha fatto le sue previsioni, che sono previsioni però che hanno un ampio margine di incertezza, specialmente più andiamo lontano, più andiamo verso 2030-2040. Quindi è possibile in realtà che se, come per esempio è accaduto in Germania, riusciamo ad innalzare un po' la fecondità e se le migrazioni, che sono molto calate negli ultimi anni, riprenderanno anche in modo moderato, non in modo eccessivo, in modo così forte come sono state nella prima parte di questo secolo, è possibile che questi numeri abbiano un andamento meno drammatico di quello che vediamo. Questo è possibile, nel senso che... Faccio una domanda banale, sì. da bar, le chiedo scusa. Sì. Domani mattina la Rubinato con la Venturini vanno a Roma, al Parlamento, e escono con una bella notizia. A ogni famiglia che farà un bambino verrà dato dai 2.000 ai 3.000 euro. Secondo lei cambia la mentalità dell'italiano? Quando lasceranno di più? Uno come bonus al momento della nascita? Nascita, danno 2.000 o 3.000 euro, facciamo 2.500 così. Non serve, no? È una abbastanza banale, questo, però le faccio per capire, poi non serve niente. A nulla, se visto che non serve a nulla. Non serve, ma secondo lei nasceranno di più o no? No? No, ne nascono di più se noi riusciamo a dare un contributo alle famiglie che sia continuativo nel tempo, almeno fino a che il bambino arriva alla maggiore età, e quelli che una volta si chiamavano assegni familiari, se gli ridiamo che erano più alti come livello una volta, gli rimettiamo in modo sostanziale, e specialmente, è stato detto poco oggi ma bisogna sottolinearlo, se facciamo sì che la prima parte della vita lavorativa sia meno colpita dal precariato. Questo è fondamentale. E questo è ciò che hanno fatto altri paesi che sono riusciti a tenere molto più alta la natalità. Prego. C'è una cosa, mi permetta, c'è una cosa da aggiungere sul ragionamento che ha una sua fondatezza, il ragionamento fatto adesso. C'è da aggiungere una cosa. Noi abbiamo un costo del welfare elevato come altri paesi, se non addirittura di più. Parlo nel confronto europeo, non evidentemente. Uguale, okay. Non però è sbilanciato. Le risorse che mettiamo sul welfare sono molto elevate. Possiamo permetterci ancora di innalzare questa percentuale di welfare sull'economia? Prima domanda. Seconda domanda. Se è così elevato, come mai abbiamo così finora, fino al 2020, mi permetto di dire anche fino al 2021, vedrà che non cambierà molto. Come mai allora non abbiamo messo in campo, non siamo riusciti, non abbiamo voluto, non abbiamo potuto mettere in campo politiche vere per la famiglia, per le giovani coppie, per i bambini, per gli asili nido, eccetera, eccetera, eccetera? La risposta è una sola, non abbiamo il coraggio di dirla però, e parla uno che è coinvolto in questa risposta, e cioè che la nostra attenzione economica, soldi, risorse, le mettiamo più sugli anziani, l'ho più sugli ammortizzatori sociali, più sulla cassa integrazione che sulle politiche per la famiglia. Questa è la risposta vera. Cambierà questo. Guardi che l'Istat non sbaglia di molto, purtroppo, magari sbagliasse di molto. La risposta vera noi la dobbiamo chiedere alla politica, con la P maiuscola, non mi interessano i partiti, alla classe dirigente italiana dobbiamo chiedere. Siamo in grado noi di spostare, di aumentare risorse per welfare? No. Questo è certo e sicuro? No.
Allora dobbiamo ricomporre la spesa, contabile di moda, riallocare le risorse di tutti. L'ho detto prima. Prego, potete pure intervenire tutti. Simonetta conosce bene queste cose. Buonasera Renato, buonasera. Prima avevo cercato di fare questo ragionamento. Il problema qual è? Che abbiamo una politica che guarda le prossime elezioni, l'esempio è quota 100. Cioè io per avere il voto subito, io politico di oggi, non faccio politiche che daranno i loro risultati fra 10-15 anni. Questo è il problema ed è un circolo vizioso di un elettore che guarda cosa porto a casa io, invece di... Dopo è anche vero che il welfare qui da noi in Italia, in particolare nella nostra regione, il pensionato fa poi welfare ai nipoti, no? Quindi si tiene anche, nel senso che un pezzo del welfare sono le pensioni degli anziani che nel momento della grande crisi 2009-10-11, io sentivo le famiglie che me lo raccontavano, la pensione, cioè l'entrata fissa del nonno, aiutava la famiglia in cui il padre aveva perso il lavoro. Quindi per chi aveva nonno, naturalmente. Esatto, no. Esatto. E soprattutto in comunità come le nostre, perché è chiaro che nella grande metropoli è drammatico, perché lì non è... Bravo. Perché c'è una differenza delle situazioni e bisogna cominciare a fare politiche differenziate pur dentro un quadro generale di coordinamento. Io adesso pensavo a questo, si parlava prima delle donne che lavorano e che hanno poco tempo per i figli, ma c'è un paradosso, in Europa le donne che lavorano fanno più figli, in Italia ci sono meno donne che lavorano e si fanno meno figli, perché se fosse che... Se no, la corrispondenza non è univoca. Allora il tema vero è che le donne che lavorano fanno più figli perché sono anche più indipendenti economicamente, entrano più risorse nella famiglia, ma sono paesi che appunto mettono a disposizione anche i servizi, ma servizi che si devono, questo è un tema che non abbiamo sottolineato stasera, che si devono adattare alle esigenze dell'utenza, delle famiglie, cioè non è che io mi adeguo all'organizzazione della scuola, è la scuola che deve cominciare a organizzarsi in modo tale da rispondere alle famiglie, è il colmo che nel momento della pandemia, in una situazione così difficile, penso soprattutto ai bambini con disagi particolari, la preoccupazione non sia quella di aprire le porte della scuola e di organizzarsi comunque in qualche modo per accogliere i bambini, cioè c'è bisogno che i servizi dello Stato o del privato, quando sopperisce alle carenze dello Stato, che io non ci vedo niente di male, quando il privato sopperisce da un'offerta che integra quella statale, si adeguano con una flessibilità. Io vedo gli asili nido privati, le scuole dell'infanzia paritarie che si prestano di più a orari diversi e flessibili per le famiglie che non le strutture statali, che sono rigide, perché c'è un problema dove viene prima, come dire, il diritto del lavoratore pubblico, certo, che non l'esigenza della famiglia. Qui dobbiamo riallocare la struttura della società, delle istituzioni, in funzione di un valore. Però prima di tutto bisogna che per la stessa società il fare bambini sia un valore. Allora io dico questo. Probabilmente nel 2021 i bambini saranno, che nasceranno in Italia, compresi quelli figli di immigrati che sono qui, scenderanno sotto quota 400.000 secondo i dati dell'Istat. Quindi avremo 390-95.000 bambini in tutta Italia. Voi pensate a una società in cui andiamo in giro e vediamo solo capelli bianchi. Quanto bello è vedere dei bambini. Allora, se a me interessa che i bambini ci siano, devo mettermi in gioco come Stato, come istituzioni, come società, come associazioni. Dobbiamo metterci tutti in gioco per dare valore a questo valore, perché sennò certo, siamo davvero morti con 300.000 bambini l'anno, 400.000 bambini l'anno. Come possiamo reggere il welfare in questo paese con gli anziani? Posso permettermi di potete dire intervenire che ci anche Quattraro, se potete intervenire. 9 miliardi che possono arrivare all'Italia, certo, e leggendo il piano per la ripresa e resilienza, quindi il piano che dovrebbe in qualche modo prevedere le progettualità per accedere a questi fondi europei, ripeto 209 miliardi, sono previste tra le progettualità anche quelle relative alla crescita e quindi alla natalità. Però allora, la politica... non una ridistribuzione di soldi che ci sono, perché vi posso garantire che quando i soldi sono pochi, anche a livello regionale, o aumentiamo le tasse alle persone,
perché in Veneto non c'è l'addizionale IRPEF, allora non mettiamo l'addizionale IRPEF, però non ci sono soldi da distribuire. Ma allora, Vettorini, andate a vedere prima gli sprechi della pubblica amministrazione. Sì, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Tanto è vero che in passato si parlava tanto della spending review e adesso non se ne parla più. Certo. Però quello che voglio dire è che dall'Europa stanno arrivando miliardi che dovrebbero essere utilizzati anche per la crescita del nostro paese in termini di natalità. Vettorini, faccio una domanda. Lei si fida della nostra politica che questi soldi che arriveranno dall'Europa saranno in parte, in percentuale, usati per la crescita di nuovi figli? Oppure ne parliamo tutti e poi quando arriveranno questi soldi andranno per altre problematiche di interesse politico, sociale, morale, e per i figli la mettiamo come ultima cosa? Allora, siccome se si va a leggere questo piano, è la bozza del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza di questi giorni, quindi visionato anche da Draghi, e deve essere ultimato e presentato entro il 30 aprile all'Europa, prevede la possibilità di concentrarsi su tutte quelle misure che riguardano il digitale e la transizione ecologica. Però questo non preclude al fatto che in tutta una serie di ambiti si vadano ad investire delle risorse e quindi ad avere delle progettualità anche su quello che riguarda la crescita. Quindi è tutta convenienza del nostro Stato, e dico anche della nostra regione, investire il denaro nei vari ambiti dove l'Europa a questo punto, se presenti delle progettualità serie, te le finanzia. Però devi presentare progetti seri. Sono presentati, ma siamo sempre la solita, perché allora, è tutto bello. Allora, in questo piano sono contemplati. No, ma io sono d'accordo, sai quante cose sono contemplate? Facciamo un esempio, scusa. No, vai. Facciamo un esempio. Bisogna aumentare il numero di asili nido, dentro sul piano hanno messo sta cosa. Bene, non basta costruirli, perché questo può essere l'investimento straordinario che viene anche dai fondi del recovery. Bisogna poi gestirli gli asili e gestirli bene in funzione delle famiglie a prezzi accessibili, a tariffe accessibili. Mi scusi se la interrompo. Per cui bisogna, scusa, solo un attimo, riqualificare la spesa pubblica, colpire profondamente con una buona revisione della spesa pubblica e fare delle scelte di priorità. Ferma lì, Rubinato. Allora, scelte di priorità. Poi do la parola. La Venturi ha detto, nel recovery, nei soldi che arriveranno c'è anche una parte che verrà destinata per questa problematica. Lei ha già le idee. Io vi faccio una domanda diversa. Le persone che sono lì, che dirigono tutta sta baracca dell'Italia, la baracca in modo ovviamente scherzoso, daranno questa possibilità e daranno dei soldi come dovrebbero dargli perché questo accada? Perché la domanda è che voi parlate bene, la Venturini parla benissimo, parlate tutti molto bene, poi però non siamo lì. No, vi dico sì, perché sì, lo sa, sì, sì. Nel parlare, sai la politica, cosa confido la politica, io? Scusi, sai cosa confido io? Vi conosco tutti, so voi la serietà delle persone che ho questa sera in lei e anche nella Venturini, però purtroppo non decidete voi, decidono qualcuno dall'alto. La domanda, le idee ci sono, i soldi ci sono, secondo voi, dopo tutto quello che è stato detto, lo Stato, chi per esso, chi deciderà, farà quello che voi state dicendo qui questa sera? Io ho molti dubbi, le dico la verità, conoscendo lo Stato, perché se lo Stato iniziasse a cambiare rotta, molto probabilmente sarebbe anche un'Italia diversa, ma è un mio modesto pensiero o no? Dopo vengo da lei, sì, prego. Sì, no, allora io volevo più entrare in questo argomento. A proposito appunto anche di aiutare le mamme a fare più figli, eccetera, forse questa pandemia ci ha anche dimostrato che si può riuscire a lavorare anche da casa, mentre prima, per esempio, non so, un amministrativo doveva andare per forza. Forse quanti si lamentano che lavorano anche a casa? Perché no, però sì, voglio dire... Perché mi scusi anche qui la interrompo, tutti prima dicevano, mi scusi se la interrompo maleducatamente, però prima dicevano, bisogna lavorare a casa perché obiettivamente non si può andare col Covid nelle aziende. Adesso sono a casa da un anno, si arrabbiano tutti perché dicono no, era meglio quando andavo a lavoro. È difficile che accontentare le persone. Sì, su questo ha ragione. E poi, e poi tutto l'indotto, perché banalmente le parrucchiere o le estetiste... che sto sentendo le associazioni. Basta andare nei ristoranti in centro al pranzo. Voglio dire, col più. Fatto che le donne, ad esempio, stanno in casa,
lavorano più, di meno e non vanno più dalla parrucchiera. Ah, sì, anche e questo. Quindi una parte, no, ma una parte, sì, quindi, ma è vero, è vero, delle imprese nostre. La moda è stata ammazzata. No, ma lo so quanti si sono lamentati. Abbiamo fatto una missione che dicono: io sono stanca a stare a casa, vado a fare due passi, insomma, devo per forza. Perché c'è il problema di conciliazione della gestione dei figli e degli spazi delle case. Io ho sentito tanto. No, ma per esempio, per favorire magari la nascita e la gestione del bambino più piccolo, certo, no, la possibilità di poter lavorare, magari non dico sempre, ma qualche ora di più a casa, in quei lavori dove è possibile. Io credo che siamo diventati un po' la flessibilità. Io credo siamo diventati un po' dove noi siamo un paese dove le normative sono troppo rigide, esatto, anche per il mercato del lavoro aziendale. Prima della pubblicità, su una battuta, ritorno, arrivo e faccio una battuta. Ci sono delle donne che si lamentano, che conoscono amiche così, e che dicono: ma porca miseria, sono a casa, adesso devo anche cucinare, devo lavorare, e quindi cucina per il marito. E prima invece andavo e sono arrabbiate perché non vanno al lavoro, cioè è difficile. Guardi, io lavoro dalle 8 alle 10 alle 12 ore al giorno, e comunque arrivo a casa, cucino, vado mio figlio, faccio tutto. Quindi si vede che c'è qualcuno di più fortunato di me che si lamenta. Nel momento che la gente è un po' più viziata, usiamo questo termine, ma anche un po' improprio, però non sono tutte come lei, ce ne sono parecchi che ha ragione, beate la Venturini, loro, che vogliono la parrucchiera, devono andare a fare le mani, le unghie, anche gli uomini sono un po' viziati, però vabbè, succede anche questo. Vado in pubblicità, poi rimanete qui fino a tarda notte questa sera, tra poco.